Bene, iniziamo oggi la parte nuova del programma relativa a quest'anno, l'elettrodinamica, cioè tutta quella classe di problemi, di fenomeni meglio, che coinvolgono la carica elettrica. E vedo che la foto vi diverte, per fortuna, insomma, è un tipico effetto elettrostatico, no? Il gatto ovviamente muovendosi si strofina la pelle in diverse superfici, si elettrizza e poi, una volta elettrizzata, ha la possibilità di attirare a sé diversi corpi particolarmente leggeri, come questi frammenti di polistirolo. D'accordo? Le immagini che vedete vengono prese da sorgenti royalty free, quindi open source essenzialmente. Il testo dell'OpenStax College, che vi raccomando, perché è un testo molto completo e tutto sommato semplice. Ne trarrete beneficio anche se lo usate non solo qui, ma anche all'università. Chi farà una facoltà scientifica dovrà fare fisica anche all'università, e questo è un testo molto utile. Ahimè, non è tradotto in italiano, ma per voi non è un problema. Le simulazioni che vedremo saranno essenzialmente quelle del FET e delle JS, ma insomma, a suo tempo ne le esamineremo con calma. Come dire, è impossibile esagerare né sottolineare l'importanza di questo tipo di fenomeni. I fenomeni elettrici sono essenzialmente alla base di una vastissima classe di eventi, di cose con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Okay? La luce elettrica che abbiamo qui è un fenomeno elettrico. Il fatto che possiamo vederci è un fenomeno elettrico, la luce è un fenomeno elettrico. Questo strumento che mi permette di comunicare con voi, con chi è a casa o a distanza, o di registrare quello che dico, è un fenomeno essenzialmente elettrico. E il pensiero stesso è elettrico. Il pensiero, la nostra mente, avviene tramite impulsi elettrici che vengono trasmessi, registrati e modificano connessioni e collegamenti tra cellule diverse della nostra mente, e così via. Ok? Da quando abbiamo traccia dello studio dell'umanità di questo fenomeno? Beh, essenzialmente le prime testimonianze risalgono tra il IV e il VI secolo a.C., in cui c'è Talete, che è il primo, Talete di Mileto, che registra la possibilità, faccio riferimento alla foto del gatto che abbiamo visto prima, di corpi elettrizzati, cioè dopo essere stati strofinati, hanno la possibilità di attrarre a sé piccoli oggetti, oggetti leggeri. Okay? Il primo dispositivo per immagazzinare, tra virgolette, questo tipo di effetto, la carica elettrica, è stato rinvenuto da scavi archeologici nella regione di Baghdad nel III secolo a.C. Si ritiene che sia proprio un sistema, quello che adesso chiameremo un condensatore, cioè qualcosa che custodisce, che immagazzina la carica elettrica. Altri, in epoca più tarda, Plinio il Vecchio, con uno storico romano, riferisce ad esempio a fenomeni di tipo magnetico. Okay, magnetico, perché magnetico? Perché il nome deriva da una località in Grecia che si chiama Magnesia, dove furono rinvenuti dei minerali che hanno la possibilità di attrarre a sé non tanto pezzetti di plastico o di polistirolo come abbiamo visto prima, ma altri metalli, e in particolare il ferro, oppure altri magneti, da cui il nome magnetismo, dalla località Magnesia. Mentre l'elettricità deriva dal greco electron, che significa ambra, che è il primo corpo di cui si ha testimonianza che è elettrizzabile. Se io strofino l'ambra, questo si comporta come la famosa pelle del gatto di prima. Okay. Qui avete, ecco, una in foto in basso a destra, vediamo se riesco ad attivare il cursore. No, ahimè. Eccolo qua. In basso a destra avete un frammento levigato di ambra, che è una resina fossile, assomiglia a vedere un pochino la plastica. Se la strofini si comporta, ecco qui, come il pettine, una volta usato, si elettrizza per strofinio e attira piccoli pezzettini di carta. Addirittura un pettine elettrizzato, o comunque un materiale plastico elettrizzato, ha la possibilità di deviare, sempre per interazione elettrica, il corso, la caduta di un flusso di acqua dal rubinetto aperto. Okay. Questo sta a indicare, da questo cosa deduciamo? Che c'è un'interazione tra corpi diversi.
Quando vedo che, ne so, il pettine attira a sé piccoli pezzettini, vuol dire che il pettine essenzialmente deve produrre, deve esercitare una forza. Le interazioni sono quello che altrimenti chiameremo forza. Quindi deve essere presente una forza legata a questo tipo di fenomeno, che chiamiamo elettricità, dal greco ambra, electron, perché si è manifestata la prima volta strofinando un pezzo di ambra. Andiamo qui. Ho un piccolo filmato qui, in questo filmato condensa molte cose che vedremo in futuro. Per adesso concentriamoci sull'elettrizzazione. Ditemi se riuscite, non riesco a farlo partire. Si sente? Sentite bene? Questo è un video che trovate su YouTube, metterò magari il Un link. palloncino caricato per strofinio C'è un po' alto il volume. è in grado di attrarre dei piccoli pezzi di carta, oppure è in grado di deviare la traiettoria di un filo d'acqua senza toccarlo. L'attrazione poi dipende dalla distanza degli oggetti. Se avvicino il palloncino carico, l'effetto di deviazione dell'acqua è più pronunciato. Anche i peli del braccio vengono attratti ed è come se si disponessero lungo. Ecco, questo, mi permetto di interrompere e di sottolineare, è un punto importante. Le forze che abbiamo visto fino ad adesso, okay, o meglio, le forze con cui siamo abituati a lavorare tutti i giorni, se io voglio spingere o spostare il tavolo, devo toccarlo. Okay? Già la forza gravitazionale, ma ancora di più la forza elettrica, sono forze che agiscono a distanza. Okay? Quindi sono forze piuttosto particolari. Dei raggi che puntano verso il centro del palloncino. Il palloncino carico produce intorno a sé un campo elettrico. Ad ogni punto dello spazio possiamo abbinare un vettore che indica con quale forza viene attratta o respinta una carica in quella posizione. Anche il concetto di campo, abbiamo già visto il campo gravitazionale, qui stiamo parlando di campo invece elettrico, è un concetto che interviene tutte le volte che corpi interagiscono a distanza, perché il campo è, tra virgolette, il mediatore, cioè ciò che trasmette la forza da un corpo ad un altro. Ok? Quindi ogni volta che abbiamo azioni tra corpi che non si, tra virgolette, toccano, necessariamente da qualche parte esce, deve intervenire il concetto di campo, quella forza è mediata da un campo. Cioè, che cos'è un campo? In virtù del fatto che un corpo ha particolari proprietà, nel caso specifico la carica elettrica, okay, lo spazio che lo circonda acquisisce proprietà di essere sede di una forza elettrostatica che chiamiamo campo. Che si manifesta, si grafica, si illustra con, in questo caso, dei vettori, se è un campo vettoriale, quindi delle linee di forza, come ripeto analogamente a quanto già visto nel caso di quello Visto che potrebbe gravitazionale. risultare complesso disegnare vettori per ogni punto, i campi elettrici vengono rappresentati attraverso delle linee, dette linee del campo elettrico. Grazie a queste linee è possibile descrivere il campo elettrico generato da una o più cariche. In un punto dello spazio dove c'è un campo elettrico, la direzione e il verso della forza esercitata su una carica di prova si trovano tracciando la tangente alla linea di campo che passa per quel punto. Vediamo alcuni esempi di linee di campo. Una sola carica, due cariche con lo stesso segno, due cariche di segno opposto, due lastricariche, una positiva e l'altra negativa. In quest'ultimo caso si parla di campo elettrico uniforme, perché nella zona interna le linee del campo sono segmenti paralleli. Assomiglia a quanto si può osservare con il palloncino e i peli del braccio. E con i capelli? Ripeto, ha messo in gioco tanti concetti, li vedremo approfonditamente un poco più avanti. Per adesso quello che mi preme che vi sia chiaro il concetto di elettrizzazione. Qui ce n'è, ecco, dovrebbe esserne un altro, forse ancora più semplice e più chiaro. Parte? C'è una lattina di alluminio, di metallo, una barra di bakelite che viene strofinata. E quindi elettrizzata per strofinio. Se la avvicino, sta in grado di attirare la lattina. Un
un po' come avete visto nel filmato del professor Walter Liew nella volta scorsa. La barra carica induce una ridistribuzione delle cariche e quindi produce un effetto netto di attrazione perché le cariche opposte sono più vicine e quindi la forza, essendo inversamente proporzionale alla distanza, cioè le forze cariche più vicine si attraggono più intensamente di quanto cariche dello stesso segno lontano si respingono, quindi al netto la forza attrattiva vince. Riassumiamo dicendo che se ho oggetti di cariche diverse, allora questi oggetti si attraggono tra di loro, mentre se ho oggetti con la stessa carica, questi si respingono. La scelta di indicare con i segni più e meno l'elettrizzazione o il caricamento, se preferite, di un corpo risale a Benjamin Franklin, che riteneva che ci fosse un solo tipo di, tra virgolette, fluido elettrico e che l'abbondanza, la sovrabbondanza, meglio, del fluido in cui un corpo significasse che è carico positivamente, invece la carenza di fluido in un altro corpo viene prima interpretata come una carica negativa, un difetto di carica, ok? Perché c'è necessità di introdurre due tipi diversi di carica elettrica? Beh, perché osserviamo due comportamenti diversi. Corpi elettrizzati possono attrarsi o possono respingersi, cosa che invece non succedeva quando abbiamo visto l'azione, sempre a distanza, delle masse, l'attrazione gravitazionale. Masse diverse nell'universo si attraggono sempre. Quindi non c'è necessità di introdurre masse di segni diversi, perché il comportamento è sempre lo stesso e la forza coinvolta è sempre attrattiva. Qui invece abbiamo un'azione a distanza tra oggetti che hanno caratteristiche diverse e sono comportamenti diversi. In alcuni casi la forza è attrattiva, in altri casi è repulsiva. Per questa ragione si deduce che ci sono due tipi diversi di carica elettrica e le cariche dello stesso tipo si respingono, cariche di segno opposto si attraggono, d'accordo? Oggi come interpretiamo in modo un pochettino più approfondito l'elettrizzazione, cioè il fatto che un corpo possa acquisire o perdere carica elettrica? Beh, si fa riferimento essenzialmente alla struttura atomica, cioè a livello microscopico. La materia è fatta di atomi. La teoria atomica della materia ha una lunghissima storia, magari vi metterò il link, o lo faremo forse più avanti, alla storia di questa teoria che parte da Democrito ed Leucippo, VI secolo a.C., e per millenni è stata in discussione fino alla discussione è terminata nel 1905. Quando due personaggi diversi hanno fatto uno la parte teorica, uno la parte sperimentale, che hanno contribuito al fatto che da lì in poi nessuno avesse più dubbi sul fatto che la materia fosse fatta di atomi. La parte teorica è quella di Albert Einstein, la parte sperimentale l'ha fatta un Jean-Baptiste Perrin, un francese, che ha messo in pratica le previsioni di Einstein che sono state confermate. Ok, da lì in poi nessuno ha più dubbi sul fatto che la materia sia fatta di atomi. E com'è strutturato un atomo? Beh, c'è una parte centrale che si chiama nucleo, che è la parte dove risiedono le cariche positive e le particelle neutre, i neutroni. Attorno alla parte centrale c'è una nube in realtà elettronica, qui la visione degli elettroni come puntolini piccoli che girano su orbite circolari è una visione piuttosto ingenua o sovrasemplificata, in realtà le cose non funzionano così, ma insomma è un'utile immagine. E anche qui no, l'atomo non è in scala perché rispetto alle dimensioni del nucleo, le dimensioni dell'atomo sono circa 10.000 volte più grandi, cioè la distanza tra l'elettrone e il nucleo è di circa 10 alla 4 volte le dimensioni del nucleo stesso, e quindi è molto più grande.
E interpretiamo quindi l'elettrizzazione dei corpi come un'acquisizione di elettroni in eccesso oppure come una perdita di elettroni, cioè un difetto elettronico. Gli elettroni più esterni nella struttura nucleare, nella struttura atomica, sono quelli che più facilmente possono essere tolti all'atomo, quindi può essere ionizzato, oppure può acquisire altri elettroni a seconda della struttura orbitale cioè della zona esterna, vedete anche gli elettroni di valenza, come avete sentito questo termine in chimica, che sono quelli che più facilmente possono essere, tra virgolette, scambiati tra atomi diversi. Ora, di fatto, la convenzione introdotta da Benjamin Franklin ha fatto sì che la carica elettronica, cioè la carica delle particelle che possono essere trasportate o scambiate da un atomo a un altro sia negativa, mentre la parte interna del nucleo è quella che è positiva. Quindi in realtà quello che noi la scelta era doppia, 50% era una scelta felice, 50% la scelta infelice. La scelta di dare quel segno alla carica, ahimè, si è rivelata più scomoda, ecco, diciamo così, che era più comodo se l'elettrone fosse stato positivo, ma storicamente si è scelto di ragionare in quei termini, quindi di fatto di conseguenza l'elettrone risulta essere una particella carica negativamente. Quindi elettrizzare un corpo cosa significa? Significa quando faccio strofino, che ne so, i pettini sulla maglia o sui capelli, per strofinio, cioè il moto, l'energia cinetica associata al moto del pettine, è in grado di trasferire energia alla fascia elettronica più esterna, quella meno legata al nucleo, e quindi di togliere elettroni da un materiale e acquisirlo, per esempio, a fare in modo che il pettine si carichi negativamente. E quindi è in grado di attirare per elettrizzazione altri corpi, come le particelle di il polistirolo nel caso del gatto, o le piccole foglioline di carta nel caso della foto che abbiamo visto all'inizio. Di fatto, una conseguenza di questo è il fatto che la carica si può trasferire da un corpo a un altro, ma non si può creare o distruggere. Quando io elettrizzo, non è che creo carica elettrica, ma faccio passare elettroni da un corpo ad un altro, quindi uno corpo ne acquisisce, ma un altro ne perde. Per ogni elettrone che passa, che ne so, dall'ambra allo straccio, il pezzo di stoffa, okay, il pezzo di stoffa ne acquisisce, e l'ambra ne perde, e così via. Quindi la carica si trasferisce e non sparisce. Questa proprietà, cioè il fatto che la carica si può spostare da un oggetto a un altro, da un punto a un altro, ma il totale si conserva, cioè se voglio una carica in un punto devo toglierla da un altro, va sotto il nome di legge di conservazione della carica. Cioè se ho un sistema chiuso che non scambia materia con l'esterno, la carica totale elettrica all'interno di quel sistema non cambia nel tempo. Può essere trasferita da un corpo ad un altro, ma non può variare nel totale. D'accordo? Questo è un grande principio di conservazione. La carica elettrica non si crea né si distrugge. Ok? Qui c'è un'altra simulazione che volevo farvi vedere, relativa all'elettrizzazione. Si tratta di una simulazione del FET, della Physics Education Technology, dell'Università del Colorado negli Stati Uniti. Hanno fatto anche una versione italiana e c'è, ecco, una simulazione relativa all'elettricità statica, dove abbiamo nella simulazione un maglione di lana, un palloncino, il muro, e si vede come si riesce, strofinando il palloncino sul maglione, a elettrizzarlo. Vediamo se parte. Vedete che il maglione è neutro, il palloncino anche, e posso elettrizzare i due corpi strofinando il palloncino sul maglione. Il palloncino acquisisce carica negativa, quindi è fatto di plastica come il pettine, e quindi si carica negativamente sottraendo elettroni al maglione. Adesso se li metto vicini ovviamente si attraggono. Perché? Perché tra i due c'è un eccesso di carica, un disavanzo di carica, mentre se lo avvicino al muro
per induzione, cioè le cariche del muro si ridistribuiscono, vengono spostate e la carica positiva che rimane, il muro che rimane sguarnito di carica negativa, diventa elettricamente attivo, cioè attrae il pallone, come abbiamo visto nel filmato dell'altra volta, che il palloncino piccolo, strofinato, poteva essere appiccicato alla lavagna e la rimaneva. Il principio è esattamente lo stesso. Quindi si carica un altro palloncino, ovviamente tra i due palloncini, acquisendo la stessa carica, tra di loro si respingono, perché essendo fatti dello stesso materiale, hanno lo stesso comportamento, cioè sottraggono carica elettrica al maglione, acquisiscono cariche, per cui tra di loro si respingono. Quindi diverso comportamento tra l'interazione palloncino carico e maglione e palloncino e palloncino. I due palloncini, avendo la stessa carica elettrica, lo stesso tipo di carica, tra di loro si respingono, mentre il maglione e il palloncino, avendo cariche elettriche diverse, diverse perché? Perché il palloncino acquisisce cariche in più, che sono negative, quindi acquisisce una carica negativa, il maglione ne rimane sguarnito e quindi la differenza di carica è di segno opposto, uno ne acquisisce e uno ne perde e quindi tra di loro si attraggono. Ok? Tutto chiaro? Nel caso del muro, invece, avvicinando il palloncino al muro, cosa succede? Le cariche presenti negli atomi che formano il muro vengono, tra virgolette, polarizzate. Tra un attimo vediamo cosa significa esattamente questo termine, cioè la distribuzione elettronica viene deformata e quindi le cariche dello stesso segno di quelle che sono sul palloncino si allontanano. Vediamo se riusciamo a riprodurlo un'altra volta. Ecco. Vedete, se qui il palloncino è negativo, le cariche negative sul muro tendono ad allontanarsi dal palloncino, quindi la superficie del muro più vicina al palloncino acquisisce una carica opposta. E quindi l'interazione elettrica fa sì che la forza con cui il muro, questa superficie del muro, attrae il palloncino è più intensa di quella con cui le forze delle cariche negative, ormai allontanate dalla superficie, respingono il palloncino stesso. E quindi il palloncino al netto subisce una forza attrattiva verso il muro, anche se il muro non è carico. Quindi non ho caricato il muro, uno rimane neutro, mentre il palloncino invece è neutro, non lo è più, lo era prima. D'accordo? Questo fa appello a due tipi diversi di comportamenti che magari vediamo tra un secondo. Ok, questo era un altro, mi pare. Qui c'è un'altra simulazione simpatica. Camminando sul tappeto, per strofinio acquisisco cariche, il corpo si carica e poi una volta che tocco un oggetto metallico subisco una scossa elettrica. Questo vi sarà successo tantissime volte sicuramente, specialmente in una giornata asciutta, secca, dove non c'è molta umidità. E camminando per strofinio, per attrito, anche muovendomi, insomma, il maglione si strofina su se stesso, quindi si carica. Quindi una volta che tocco un oggetto metallico o un'altra persona addirittura si può scatenare una scintilla. Ok. Ma perché io ho aperto la scossa? Cioè, Prego. perché io l'ho aperta la scossa? Perché la scarica elettrica, cioè il corpo acquisisce carica, il corpo umano è un conduttore abbastanza decente, così come sono i metalli, le cariche in eccesso, in questo caso la carica che ho acquisito camminando sul tappeto, ok? Sì. Sposta più facilmente da un corpo carico a corpi che sono, tra virgolette, conduttori. Tra un attimo vediamo cosa significa, come i metalli. Quindi se io vado verso la porta, okay, e tocco una lamaniglia della porta che tipicamente è metallica, oppure tocco un'altra persona che carica non è, ma è, per esempio i piedi a contatto col terreno, allora ho un rapido bilanciamento delle cariche in eccesso mie che passano dal mio corpo a quello della maniglia. Okay? Questo movimento, questa scarica elettrica, perché mi produce una sensazione normalmente spiacevole? Perché le sensazioni che abbiamo, cioè le informazioni su vista, tatto, acustica, eccetera, che arrivano al cervello, arrivano tramite impulsi elettrici. Quindi tutto ciò che è elettrico produce, crea, tra virgolette, sensazioni, quindi informazioni che il dito trasmette al cervello. Quindi se ho un passaggio di carica molto rapido sul dito che tocca il metallo, okay, è come se, che ne so,
mi scottassi, ecco, perché il cervello riceve la sensazione di scottatura, perché il mio dito tocca un corpo caldo. Allora, gli organi sensori sul dito registrano questa variazione di temperatura che per il corpo è dannosa e quindi inviano un'informazione tramite impulsi elettrici al cervello e dice: guarda che il tuo dito sta per essere rovinato dalla temperatura del, non so, del pentolino che stai toccando. E quindi c'è una reazione immediata di protezione dell'arto. Okay? In particolare, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'elettricità produce un'informazione aggiuntiva a quella che i sensi normalmente inviano, perché è di natura elettrica, è dello stesso tipo. Okay? E questo può essere, finché tocco la maniglia della porta, non succede niente, ma se vado a toccare, cioè entro in contatto elettrico con corpi molto carichi, oppure dove c'è un grosso passaggio di corrente, l'attraversamento da parte di questa corrente o queste cariche elettriche in eccesso sul corpo umano può avere effetti piuttosto dannosi. Perché? Perché il nostro funzionamento, specialmente il cervello e il cuore, sono macchine elettriche. Quindi un eccesso di carica che attraverso il corpo può alterare queste dinamiche, questi ritmi, e addirittura produrre arresti cardiaci. E in ogni caso, vedremo più avanti che l'effetto della corrente che attraversa un oggetto ha un effetto anche termico, quindi posso riportare delle ustioni anche piuttosto importanti. Non ultimo il fatto, per esempio, che se tocco qualcosa, ecco, che non so se sia carico o no, okay, conviene sempre toccare col dorso della mano. Perché? Perché se quello che tocco è sede di carica oppure passaggio di alta corrente elettrica, la mano, fatta ovviamente di ossa e muscoli, riceve uno stimolo. Quando un muscolo riceve lo stimolo, la prima cosa che fa è si contrae, quindi la mano si chiude. Per cui se io tocco il filo in questo modo, la mano si chiude, quindi il contatto aumenta. Quindi se il conduttore è carico e quindi prende una scossa, se chiudo la mano sul conduttore, la scossa aumenta, quindi il danno aumenta. Se invece la tocco dalla parte opposta, è più facile che il contatto venga meno e quindi, dicevo, meno danno. Ok? Certo. Dicevamo prima della legge di conservazione della carica. Esistono processi, lo vedremo forse più avanti, in cui energia produce materia. Uno dei più grossi risultati della teoria della relatività di Einstein è il fatto che energia e materia sono equivalenti. Quindi in situazioni particolari, diciamo, l'energia può essere convertita in massa. E in questo caso c'è un particolare fenomeno che si chiama creazione di coppie. Possono prodursi, questa massa può essere convertita in particelle di tipo diverso. In particolare qui abbiamo elettroni, questi qua sopra, con la carica negativa, ma anche la loro antiparticella. La particella che ha la carica si comporta in modo, tra virgolette, speculare, quindi con la carica elettrica positiva. In ogni caso, qualunque coppia particella-antiparticella sia prodotta, la carica elettrica, se era zero prima, doveva rimanere zero anche dopo. Quindi anche in processi di questo tipo, cioè dove vengono coinvolte leggi che regolano la struttura profonda della materia, come l'equivalenza massa-energia la natura dell'antimateria, delle antiparticelle, le cariche elettriche devono rispettare la legge di conservazione. Okay? E quindi ogni volta che creo una particella devo creare anche il suo, tra virgolette, opposto per fare in modo che la carica totale sia la stessa di prima. Dove prima non avevo materia, se creo delle particelle devo creare anche le antiparticelle, in modo tale che il totale della carica rimanga invariato. Ovviamente vale anche il fenomeno opposto. Se ho una particella e un'antiparticella che si incontrano, si dice si annichilano, cioè spariscono, la loro materia viene convertita, il fenomeno inverso del precedente, in energia, e le loro cariche, essendo una opposta all'altra, non cambiano il totale, perché più un elettrone o meno un elettrone, il totale fa sempre zero. Ok? Quindi questo viene a livello anche di fisica delle particelle elementari, d'accordo? E qui avete l'enunciato della legge di conservazione della carica.
abbiamo già citato prima, se prendo la scossa vuol dire che subisco, o per esperimento in modo non sempre piacevole, anzi generalmente non lo è, l'attraversamento del corpo da parte delle cariche. Abbiamo visto prima che una tecnica per elettrizzare un corpo è quella per strofinio, trasferendo le cariche da una parte all'altra. Le cariche possono normalmente quindi muoversi? Beh, un po' dipende. Possiamo classificare i corpi in 3, 2/3 grandi categorie. I corpi nei quali le cariche hanno facilità di muoversi macroscopicamente, cioè si spostano dall'intero volume dell'oggetto, che sono per esempio i metalli, e questi corpi vengono chiamati conduttori. Un conduttore è un oggetto nel quale le cariche elettriche sono libere di muoversi, cioè possono spostarsi macroscopicamente da un punto a un altro, anche da un punto all'estremità opposta dell'oggetto. Se io per esempio ho una barra metallica, cariche elettriche possono spostarsi da un estremo all'altro relativamente facilmente. Okay? E poi il comportamento opposto è quello degli isolanti. Come per esempio il vetro è un ottimo isolante, la plastica è un isolante, il legno è un isolante. In questi corpi le cariche elettriche non hanno facilità di muoversi, cioè sono attaccate agli atomi e a quelli rimangono attaccate. Possono acquisire cariche in eccesso, come vedevamo prima del palloncino, okay? Il palloncino può essere caricato, ma la carica tende a rimanere nel posto nel quale è stata acquisita, non si distribuisce nell'intero oggetto. D'accordo? Quindi posso elettrizzare sì un corpo isolante, ma le cariche in eccesso non si spostano all'interno dell'intero oggetto, ma rimangono dove sono. Questo tipo di comportamento è il comportamento detto degli isolanti. Okay? Per questa ragione, per esempio, tutti in qualsiasi circuito elettrico, ogni cavo metallico che conduce quindi l'elettricità è normalmente rivestito di materiale plastico, che è un materiale isolante. Perché? Perché la carica che si sposta all'interno del conduttore rimanga nel conduttore stesso e non vada dispersa nell'ambiente o a fare addirittura danni dove non dovrebbe andare. Poi ci sono materiali, e questa è una grande risorsa per la tecnologia, che possono passare da un comportamento a un altro, a seconda della loro struttura microscopica. Questi sono i semiconduttori, in particolari condizioni normalmente sono isolanti, ma possono diventare conduttori se sottoposti a particolari sollecitazioni o trattamenti. I semiconduttori sono il comportamento base, il silicio e il germanio, della tecnologia elettronica. Perché? Perché sono coinvolti in tutta la tecnologia che realizza circuiti, microcircuiti stampati, dove l'essere conduttore o meno può essere estremamente utile per far funzionare il circuito stesso. Tutto quello che cioè questo dispositivo stesso, il mio computer, il vostro cellulare, eccetera, esiste grazie al fatto che che c'è questo comportamento, diciamo così, doppio, che può essere sia conduttore che isolante a seconda delle condizioni nelle quali viene, tra virgolette, a trovarsi. Ok? Andiamo a guardare un pochino più in dettaglio il comportamento, ad esempio, dei conduttori. Immaginate di avere una sfera di metallo, di ferro, di rame, quello che volete, su un supporto isolante perché la carica non si disperda. E immaginiamo quindi che normalmente questa sia scarica, cioè ho tanti elettroni quanti protoni nei nostri nuclei, quindi la carica è nulla globalmente, e se avvicino un'asta, come la bakelite di prima, caricata con per strofinio, quindi una carica esterna, ho per effetto dell'interazione elettrostatica le cariche dello stesso tipo si respingono, quelle del tipo opposto si attraggono, quindi gli elettroni esterni agli atomi del nostro metallo, che sono liberi di muoversi nel metallo, si ridistribuiscono, quindi si spostano macroscopicamente nella zona più vicina alla carica esterna. Quindi se io ho la barra positiva, gli elettroni vengono attratti da questa barra, quindi vanno verso sinistra. Quindi la mia sfera metallica non si carica al netto, perché in totale avrò sempre una carica nulla, ma le cariche libere, quelli che in chimica chiamereste gli elettroni di valenza, si possono ridistribuire. Okay?
E quindi ho questa ridistribuzione della carica prende il nome di induzione elettrostatica. D'accordo? Se poi la barra tocca la sfera metallica, gli elettroni vengono, proprio si trasferiscono dalla sfera alla barra esterna e quindi viene elettrizzata. Ma finché non la tocca, la carica totale rimane nulla, ma solo subisce una ridistribuzione. Ok? Questa ridistribuzione prende il nome di elettrizzazione per induzione ed è tipica dei metalli, dei conduttori. D'accordo? Qui proprio ho un passaggio macroscopico, cioè uno spostamento macroscopico delle cariche elettriche nella regione vicina a quella della carica inducente o carica esterna. Ok? Quindi il comportamento invece nel caso di un isolante è di tipo decisamente diverso. Negli isolanti le cariche non possono spostarsi, però microscopicamente, qui immaginate appunto questo quadratino come se fosse fatto di plastica, okay? Se avvicino una carica esterna, una barra carica positivamente a un pezzo di plastica, cosa succede? Non ho lo spostamento di elettroni dal lato lontano al lato vicino come succedeva nella sfera metallica. Però microscopicamente ogni molecola della mia plastica subisce una deformazione nella struttura elettronica. Per effetto elettrostatico, dato che cariche opposte, ripeto, si attraggono, gli elettroni nelle singole molecole della mia struttura microscopica vengono attratte dal lato dove si trova la carica positiva, quindi subiscono una deformazione nella loro distribuzione di carica. Normalmente sono neutre, quindi non sono polari, cioè il baricentro per capirsi la carica negativa e di quella positiva coincidono. Se invece ci metto vicino una carica esterna, come questa barra, questo baricentro si sposta, il baricentro della carica positiva non coincide più con quello della carica negativa, si deforma la struttura elettronica. E questa asimmetria indotta prende il nome di polarizzazione del materiale. Quindi attenzione alla differenza tra effetto di induzione nei metalli e effetto di polarizzazione negli isolanti. Nell'induzione, ok, il metallo acquisisce una asimmetria nella distribuzione delle cariche a causa di uno spostamento macroscopico delle cariche. Nell'isolante ho una distribuzione ma a livello microscopico, senza globali spostamenti di elettroni. A livello microscopico le cariche si ridistribuiscono e quindi tecnicamente la faccia del mio pezzo di plastica vicina alla barra positiva acquisisce una carica negativa, quella più lontana acquisisce una carica positiva. Quindi questo ha un effetto anche macroscopico. Ok? Però senza rispetto a spostamento globale di cariche. Ovviamente se io portassi qui una barra negativa avrei la polarizzazione ma in senso opposto. D'accordo? Quindi al netto quello che vedo è che la faccia della mia blocco di plastica vicino alla barra inducente, alla barra esterna negativa, acquisisce un eccesso di carica positiva perché le cariche microscopicamente sono deformate in modo opportuno in modo da realizzare questa situazione, ma ripeto, senza spostamento globale di cariche. Okay? E una volta che questa viene rimossa, la distribuzione microscopica ritorna a essere simmetrica, quindi questa polarizzazione sparisce. Se invece, come ad esempio nel caso dell'acqua, l'acqua pura, l'acqua distillata, non è un conduttore, okay? Però è fatta di molecole polari. Immaginate che le molecole della nostra sostanza siano di suo, per la loro natura, già polari. Le molecole dell'acqua, che sicuramente avete visto migliaia di volte, ha una struttura asimmetrica, c'è l'atomo di ossigeno e poi i due atomi di idrogeno posti in questo modo. Qui la nube elettronica dell'idrogeno viene ed è sbilanciata verso l'ossigeno, quindi questa regione ha un eccesso di carica negativa e questa rimane priva di elettroni, quindi ha una carica globalmente positiva. Ok?
Per cui posso immaginarla come una specie di ellissoide dove da un lato ho un eccesso negativo, dall'altro è positivo. Questo si chiama un dipolo. E la molecola è polare per sua natura. E quindi non serve un campo, una carica esterna che produca questa asimmetria, ce l'ha già di suo. Okay? E questo è il motivo per il quale l'acqua, un liquido, che può produrre soluzioni. Se io metto il sale in acqua si scioglie. Perché? Perché un sale che è fatto normalmente con legame ionico, lo ione positivo del sale viene attratto dalla parte negativa e quello positivo dalla parte dall'altro opposto. Quindi l'acqua come liquido può produrre soluzioni. Per il fatto che è fatto di molecole polari. Se per esempio non ci fosse questo angolo, questo 102 gradi circa, se la molecola fosse una molecola lineare, l'acqua non potrebbe sciogliere niente e probabilmente la vita non esisterebbe. Ok? Una delle principali funzioni dell'acqua è proprio quella di produrre soluzioni. Torniamo invece ai metalli. Posso indurre elettrizzazione, cioè posso elettrizzare un metallo per induzione. Quindi sfruttando la ridistribuzione della carica. Immaginate per esempio di avere due sfere metalliche a contatto. Queste sono neutre, quindi ho zero carica sull'una, zero carica sull'altra, anche microscopicamente non ho squilibri di carica. Se invece avvicino una carica, un'asta carica positivamente, allora la carica di sinistra acquisirà una carica negativa con un eccesso di elettroni che si spostano dalla sfera di destra a quella di sinistra. Quindi quella di destra rimane sguarnita di elettroni e acquisisce una carica positiva. Se mentre la barra positiva rimane nelle vicinanze le separo, questo eccesso di carica diventa permanente. Quindi anche rimuovendo la carica inducente, quella barra carica, le due sfere cariche acquisiranno una un eccesso di elettroni e un'altra un difetto. Per cui ho caricato queste due sfere, che inizialmente erano scariche, per induzione, cioè sfruttando il fatto che nei metalli le cariche possono spostarsi globalmente da un corpo a un altro, da una regione a un'altra dell'oggetto. Se queste due cariche fossero, due sfere fossero state di isolante, di plastica, avrei avuto, in presenza di una carica esterna, non un'induzione, ma una polarizzazione. Cioè non avrei avuto elettroni che si spostano da una sfera all'altra e rimuovendo, anche se io le sposto, le stacco, una volta che tiro via la carica nella barra, le due sfere di plastica tornerebbero a essere neutre. Cosa che invece non succede con i metalli perché? Perché una volta che le separo, dopo che ho prodotto l'induzione, gli elettroni in eccesso nella sfera di sinistra rimangono dove sono, non possono più tornare indietro perché le due sfere sono separate. Ok? Quindi posso scaricare per induzione in questo modo solo se ho sfere metalliche, sfere conduttrici. Ok? Se fossero isolanti, acquisirebbero una carica temporanea per polarizzazione, che invece perderebbero una volta che la carica esterna, quella della barra positiva, viene rimossa. D'accordo? Io non ho capito la differenza tra induzione e polarizzazione. Perfetto. Allora, nel caso della polarizzazione, una carica esterna, come qui ad esempio la barra positiva, concentriamoci su questa figura, non produce un movimento di cariche. Mi spiego meglio. Se ho questo oggetto, metti che sia un metallo, e qui metto da vicino una carica positiva, gli elettroni che sono in questa estremità del metallo si spostano macroscopicamente qua. Quelli liberi di muoversi, non tutti, ma quelli liberi di muoversi si spostano, ma, cioè, attraversano l'intero oggetto. Per cui qui acquisiscono un eccesso di carica negativa e qui rimango sguarnito di elettroni, quindi questo estremo è positivo. Ok? Quello che succede invece, se invece di avere un metallo o un pezzo di plastica, questo fenomeno non succede.
se questo oggetto fosse di plastica, microscopicamente ogni piccola molecola della plastica si deforma, cioè la sua nube elettronica tende a rimanere un pochino più di tempo a sinistra rispetto che a destra. Ok? Questo immagina di produrlo tante volte, i difetti di carica in eccesso e in difetto su singola molecola in mezzo si bilanciano. Se tutti gli elettroni vanno a sinistra, questo elettrone a sinistra davanti ha una carica positiva, quindi qui l'effetto è nullo, ma agli estremi questa carica la vedo come se ci fosse la carica in più. Okay, quindi qui questa superficie mi rimane carica negativamente e questa positivamente, mentre all'interno questo non lo vedo. In senso come se fosse in più a sinistra? Qui ho, ripeti, l'immagine questa molecola piccolina. Okay? All'estremo della superficie dell'oggetto, questo sbilanciamento qui lo vedo, lo posso misurare, qui ho un eccesso di carica negativa, mentre qui di carica positiva. Ma ce l'ho senza uno spostamento macroscopico di carica, ma solo con una deformazione dell'orbita elettronica. Questo per gli isolanti. Mentre nei conduttori sono elettroni che macroscopicamente si trasferiscono da una zona a un'altra. Ok, però gli ci fermiamo qui. Ho calcolato male i tempi, ma insomma.